Questo video è offerto da... Assolutamente, perché sapevamo di affrontare una grande squadra, credo che non dico nulla di nuovo, soprattutto una squadra che ha un solo obiettivo, quello dei tre punti, che non è che veniva qua per accontentarsi, perché era ultimo in classifica, lo è tuttora, quindi ha bisogno in ogni gara di vincerla. Ma noi abbiamo ritrovato quelle che sono le nostre caratteristiche e che ci dovranno accompagnare nelle ultime 17 gare. Abbiamo tentato di poter fare anche un certo tipo di calcio, ma noi siamo questi. Siamo questi. Perché poi perdiamo di vista anche queste caratteristiche. Quindi noi dobbiamo essere squadra dal primo al 95esimo, lottare su ogni pallone, darci forza un con l'altro, e ho visto grandissima determinazione, ho rivisto quella grandissima umiltà che a sprazzi avevamo perso. E poi non è un caso che oggi nella partita ci sono state tante partite, no? Però poi l'episodio viene anche dalla tua parte, da un episodio sfortunato, sfavorevole, dato dal rigore con espulsione, ci siamo ritrovati con un uomo in meno e con la possibilità di poter andare sotto con il risultato. Naturalmente aver superato quella situazione ci ha messo grandi ali e grande determinazione. Abbiamo fatto poi quasi la partita con un uomo in meno, abbiamo avuto due occasioni con Comi di passare in vantaggio, Di Gennaro è stato molto bravo e poi Castaldo ha suggellato con un gran gol, una partita, ripeto, credo meritata per come l'abbiamo interpretata e come l'abbiamo anche gestita nel finale. Sì, ma ti ripeto, il Latina ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, ha cambiato degli interpreti, ha mantenuto la stessa qualità, perché già in precedenza aveva una qualità importante, e quindi non era facile, anche perché noi venivamo da una partita fatta il lunedì, abbiamo avuto due giorni in meno per recuperare, abbiamo speso tantissimo sotto l'aspetto psicofisico la settimana precedente dopo la sconfitta di Cittadella, e ricaricare velocemente le batterie, giocare su un campo, vi posso assicurare, impossibile, perché era veramente molto allentato e i ragazzi sono stati bravi. Come hai detto tu, solo attraverso la grande applicazione, la grande attenzione del particolare. Normale, ci sono stati momenti nella parte centrale del primo tempo, abbiamo sofferto. Poi come sono passato a rombo, ci siamo un attimino risistemati, gli abbiamo chiuso tutte le giocate, abbiamo ripreso un po' campo, però ci sono stati momenti che abbiamo sofferto, i ragazzi sono stati bravi a soffrire e basta. Il ritorno di Zito come l'hai visto? Bene, sono contento perché sto ritrovando tanti miei uomini, che strada facendo avevo perso, credo abbia fatto una grandissima partita Rini, D'Angelo ha rifatto una grande prestazione dopo quella di Spezia e Zito è entrato molto bene, ha dato quegli strappi, quelle accelerazioni che in determinati momenti di una gara servono, è stato molto attento anche in fase difensiva. E quindi sono contento perché, ripeto, sto riacquistando piano piano quei famosi rinforzi che avevo detto che sarebbero stati i primi che ci avrebbero dato una grande mano nel girone di ritorno. Comi penso abbia fatto una delle più belle partite della stagione, perché si è sacrificato tantissimo, ha fatto a sportellate con tutti, è tornato fino a metà campo, è ripartito, ha creato, è stato solo sfortunato. Oggi credo che meritasse ampiamente il gol. Sono contento perché purtroppo sappiamo che lui ha sempre avuto dei problemini, ha dei problemini, bisogna gestirlo e forse magari un po' di concorrenza fa anche bene. Sì, allora la soluzione del rombo l'avevo già provata in settimana, solo che inizialmente avrei comunque dovuto mettere tre giocatori non proprio nei ruoli adatti, che avrei dovuto mettere Regoli mezzala, Schiavone trequartista e D'Angelo mezzala sinistra. Anche se Regoli nasce mezzala, quindi un ruolo che ha già ricoperto. Però inizialmente ho preferito iniziare così, più o meno facendo le stesse uscite di Vercelli, quindi pensavo che la squadra potesse avere quel tipo di impatto. Naturalmente è cambiata la qualità dell'avversario, quindi sono riusciti sempre a metterci in difficoltà e a quel punto ho adattato quello che avevo provato in settimana. Inizialmente con Schiavon e poi mettendo Zito, che per me è il ruolo dove ci può dare tantissimo.
e avanzando regole a fare il trequartista, che comunque mi permetteva di essere più aggressivo su Oliveira e molto bravo a buttarsi negli spazi. Poi naturalmente sì, sì, passando perché poi siamo rimasti in 10 e poi a quel punto ho dovuto togliere regoli e no, Bittante sempre noi alla fine, raga, abbiamo giocato a 4. Quindi Bittante ha sempre fatto il terzino e regoli che faceva la mezzala l'ho messo trequartista, poi dopo si è rimasto in 10 e l'ho rimesso a fare il terzino con la difesa qua. Allora, per quanto riguarda il fallo su Comi, potrebbe essere un fallo procurato, poi l'arbitro ha valutato che il contatto fosse non da calcio di rigore. Sull'altra sponda invece Chiosa non l'ha praticamente toccato, chi era? Aduamati, se non vado errato. E quindi l'arbitro ha visto così. È normale che se Oliveira avesse fatto gol cambiava completamente la gara, perché ti ritrovavi con un gol sotto, un uomo in meno, naturalmente dovevi tentare di recuperare e lasciavi il fianco insomma alle ripartenze del Latina, che sicuramente avremmo fatto fatica. Ci vogliono anche questi episodi favorevoli che ti cambiano un attimino la storia. Però anche dopo che ha sbagliato il rigore Latina in 10, noi abbiamo fatto la gara, si vedeva che volevamo comunque vincerla e comunque non volevamo essere passivi, e poi in parità numerica abbiamo gestito bene i risultati. A Oliveira non è che sia stato mai un obiettivo ben preciso, un nome che era uscito lì, naturalmente per come giochiamo noi, per le qualità che abbiamo e per le caratteristiche avevo bisogno di un altro giocatore. Poi Giuliano giustamente ha giocato con Oliveira, l'ha chiamato e lui ha preferito andare a Latina. Ma io credo che l'intensità e il ritmo abbiamo cercato di darlo sempre, dall'inizio, cercando nell'iniziazione meno fraseggio, meno possesso, ma più verticalizzazione. Giocando un po' sulla seconda palla, un po' anche per il campo che non permetteva, per risparmiare un po' più di energia e andare a fare subito la guerra lì negli ultimi 30 metri. L'abbiamo fatto un po' a sprazzi nel primo tempo, ok? Con un uomo in meno naturalmente si raddoppiano le energie, perché non vuoi perdere, perché bene o male l'episodio è andato a nostro favore e quindi scatta dentro di te quella forza di dire forse riusciamo comunque ugualmente a portare a casa un risultato, magari l'avversario si rilassa un attimo, pensa che con un uomo in più può gestire la gara e poi succede quello che succede. Lo sai che farai un sorriso, ho avuto il dubbio se metterlo dietro le punte quando l'ho fatto entrare, no? Perché togliendo Eros, che era comunque in difficoltà, volevo mantenere comunque quell'assetto e fare quindi un cambio uomo su uomo, però non avendolo mai provato è normale che era comunque un'incognita, potrebbe starci perché un giocatore un po' anarchico, no? Che magari comunque a forza sì, però attaccante esterno lo può fare, però ci sono soluzioni. Abbiamo visto anche dei grossi sì ma belli tagliati, ti ripeto, non avendolo mai provato era comunque un punto interrogativo, ho preferito tenerlo da interno, che so che comunque mi può dare il suo ottimo contributo, come poi in realtà ha fatto. No, è un significato importante, perché come avete detto voi è stata una partita difficile, complicata, e riuscire ugualmente a portare a casa i 3 punti ci deve dare quel qualcosa in più, che però deve essere positivo, nel senso ci deve far capire, come ha detto anche lui, che giocando in un determinato modo te la puoi giocare e puoi vincerle contro chiunque, poi non è detto che ci riesci, però noi dobbiamo mettere quell'intensità, dobbiamo mettere quella determinazione, quello spirito di sacrificio, non deve mai mancare. Poi abbiamo delle individualità che ci faranno vincere le gare, ok? E quindi questo mi auguro per i ragazzi sia una vittoria che possa permetterci di fare queste 17 gare sempre in crescendo, mantenendo la nostra umiltà, che deve essere la nostra forza. È normale che il mio giudizio era in base alle 3 partite che avevo visto dopo l'avvento di Giuliano, e quindi avevo visto una squadra trasformata nello spirito, nella qualità e in un'idea di gioco, okay? So che Marco è molto preparato e quindi in una classifica così corta basta fare 3-4 vittorie, una squadra come il Latina le può fare, è normale ti metti subito in carreggiata
È normale che questo credo sia per loro una grande batosta, nel senso prendere gol con un uomo in più, però credo abbia la personalità, la qualità per venire fuori, qualità individuale indubbiamente, che però in questa categoria non bastano. Nel momento in cui riusciranno ad essere squadra nel vero senso della parola, credo che sia una squadra difficilmente da battere per chiunque. Io credo che i miei attaccanti stiano facendo un campionato straordinario, tutti e due, non li cambierei con nessuno, perché incarnano lo spirito mio e lo spirito di Avellino. Ok? Io voglio vincere 17 partite 1-0, va bene? Siamo la miglior difesa, una delle migliori difese del campionato, quindi è normale che soffriamo, io so più di voi, soffro in panchina perché vorrei chiudere le gare, però ripeto, dei ragazzi straordinari meritano rispetto per quello che stanno dando, perché sudano la maglia e poi faranno magari qualche gol in più, però non li cambio con nessuno. Arrivederci.